In questo episodio... Oh, ma che l'hai preso? Oh, non fate i bulli. Un po' alla buona, ma funziona, dai. Alla fine ne abbiamo... Ciao a tutti, perché tutto mi sta massacrando. Un saluto a tutti, qui da GoPippo. Questo è un breve video su quello che è stato lo scorso anno, perché siamo andati in Puglia, mi sono incontrato con Cuore di Cioccolato, che vi lascio il link in descrizione, qua il nome da qualche parte, abbiamo cercato i granchi, volevamo prenderli perché eravamo curiosi, perché quest'anno, l'altro anno, è stato un anno dove i granchi blu sono veramente esplosi di generazioni su generazioni, quindi... bisognava catturarli. Vi lascio il video, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto importante per sostenere il lavoro che fa ogni youtuber, quindi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale qui sotto, fate un commento, scrivete un mi piace, non costa nulla e ci aiuterete, quindi anche andando da Cuore di Cioccolato, che lui fa delle ricette eccezionali. Comunque vi lascio il video, mi raccomando. Dai, che siamo ancora qui alle 3 di notte davanti a birra a fare le gabbiette per i granchi, perché domani ne prenderemo tanti, vero? Mm-hmm. Gioco per la secchiera e ce li mangeremo. Lasciati in macchina la secchiera, li mangeremo tutti, ne prenderemo uno da un chilo almeno, spero. Ci facciamo la figura. Che belle, che già l'esca è pronta qui per essere mangiata. Mangiata spero di no, che noi dobbiamo mangiare loro. Ciao a tutti. Oggi sono qui con GoPippo. Ciao ciao. E insieme con queste gabbiette che abbiamo costruito ieri sera proveremo a prendere il granchio blu. Una breve introduzione, perché poi verrà fatto anche nel canale inglese, quindi andate a vedere. Check 2 3 2 1 Hello guys. Today we GoPippo. Hello. We will try to catch the blue crab. Let's try it. E qua inizia l'avventura, a cercare di prendere questi granchi. Vai. Ah no, sto male. Aspetta. Ma non è agganciato con... perché non si infila nel... quanto è grosso. Aspetta, lo lascio un po' lì. No. Ma dopo mille tentativi, mille lanci con la canna a mano, gabbiette rotte, pollo mangiato, cose mangiate da noi, no, quelle no, alla fine ce l'abbiamo fatta. Che ce la faremo almeno 4, così uno e se ne parla più. Vai. No, maledetto. Vai che c'è. Vai che c'è. L'ha preso. Ok, mo'. Preso. Quello grosso anche. Ottimo. Si è staccato. Io lo piglio così. Bel maschietto.
anche grosso, è sempre lui. Cosa ne pensi? Bello, eh? Dai, proviamoci ancora. Oh, ma che l'hai preso? Sì, ma lui tenta ancora di prendere. Ma perdo anche l'altro. Oh, non fate i bulli. E dai che funziona. Un po' alla buona, ma funziona, dai. Ci siamo. La mia mi sa che l'ho persa in acqua. O l'hanno tagliata loro. Ciao a tutti, alla fine ne abbiamo. Ciao a tutti, perché tutto mi sta massacrando. Chuck 2 si riprova. Ta-da! Due siamo riusciti a prenderli, altri ci sono scappati. Sì, sbattendo negli angoli. Perché alla fine i cappi, come facevano notare Go Pippo, erano un po' piccolini, perché sti granchi sono belli grossi. Belli spessi, quindi il cappio deve essere grande. Fate dei cappi più grandi e se avete altri consigli scrivetelo sotto nei commenti. Bene, come al solito io vi saluto, vi incoraggio a iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, guardate gli altri video e mi raccomando, date i vostri consigli sempre sotto nei commenti. Ciao ciao! Ciao ciao!